Maria Bruna Novellini, Deus ex machina di questa edizione del trofeo Comune di Castellucchio. È un lavoro che da 4 anni è una passione perché è un nipote che corre nei dilettanti. È una passione vedere questi giovani che ce la mettono tutta e sono il domani del ciclismo, perché loro fanno vedere che saranno il domani del ciclismo. Ancora una volta quindi Sarginesco, capitale del ciclismo giovanile. Finché ce la faccio vado avanti. Un cordiale benvenuto a tutti gli appassionati di ciclismo giovanile. Ci troviamo in quel di Sarginesco per raccontare le fasi più salienti del 4° trofeo comune di Castellucchio, un appuntamento organizzato dal Cicloclub 77 con la collaborazione di un gruppo di appassionati di ciclismo locale coordinati da Maria Bruna Novellini. Sulla linea di partenza già vediamo gli atleti della G1, sono 7 atleti che devono fare 3 giri di questo circuito di circa 900 metri, con Maria Bruna Novellini a dare il via e il vice sindaco di Castellucchio Silvano Lini. Partita la competizione dei G1, subito all'attacco un atleta del Cicloclub 77 e per la precisione Marco Casciano abbandona i compagni di avventura e decide di fare tutto da solo. Al suo inseguimento si portano Gabriele Salardi e Gabriele Decò del Mincio Chiesa, ma è proprio Marco Casciano che si aggiudica la prova. Secondo posto per Gabriele Salardi, terzo Gabriele Decò. Una gara che apre nel migliore dei modi questo pomeriggio di ciclismo sulle strade di Sarginesco. Secondo Gabriele Salardi, terzo Gabriele Decò, Vincio Chiese, Brandi. Ancora una volta il comune è vicino ai giovani, è vicino allo sport. Il comune è vicino ai giovani, è vicino allo sport, ma il comune è anche fortunato ad avere Bruno Novellini e avere come cittadino onorario Fausto Armanini, che è veramente un grande protagonista in questo sport. E quindi noi cerchiamo di valorizzarlo perché ci sta portando delle manifestazioni che danno lustro sia al capoluogo, fra un po', che la frazione con questa occasione. Seconda prova in programma a Sarginesco, i giudici di gara, viste le condizioni atmosferiche, hanno deciso, d'accordo con gli organizzatori, di accorpare la prova della G2 con quella della G3. Complessivamente una ventina gli atleti pronti sulla linea di partenza. Il via viene dato ancora una volta dal vice sindaco di Castellucchio Silvano Lini, che ha al suo fianco Maria Bruna Novellini, la portavoce del gruppo degli appassionati di ciclismo di Sarginesco, che si è posta insieme al Cicloclub 77 in cabina di regia. Mentre gli atleti stanno gareggiando, mentre gli atleti stanno dando emozioni ed entusiasmo, i genitori commentano la gara. Un atleta in fuga è Daniele Ronda del Cicloclub 77, inseguito a pochi metri da Mattia Fioretti del Mincio Chiesa, atleti della G3, mentre gli atleti della G2 stanno comunque al passo con i ragazzi e le ragazze che hanno un anno più di loro. Eccolo l'arrivo solitario di Daniele Ronda del Cicloclub 77, in classifica al secondo posto Mattia Fioretti, Mincio Chiese, terzo Lorenzo Atti, vince tra le femmine Valentina Scroff. Per quel che riguarda invece la G2, vittoria di Busca Giovanni del Cicloclub 77 davanti a Nicolò Belli e Federico Maioli del Mincio Chiese. Tra le femmine, vittoria di Beatrice Costa, sempre del Mincio Chiese. Anche questa prova, come quella precedente, è stata davvero molto entusiasmante. Abbiamo detto che Sarginesco è la patria del ciclismo giovanile, con Silvano Lini, vice sindaco. Una giornata entusiasmante. Veramente entusiasmante, anche commovente, con momenti anche così di suspense, con qualche piccolo incidente risolto ovviamente alla meglio. Quindi complimenti a tutti i giovani atleti e a tutti gli accompagnatori, gli organizzatori,
Ringraziamo ovviamente la Protezione Civile che è sempre presente, la nostra Polizia Locale, la Proloco sempre presente e attenta a questi eventi, quindi insieme ai colleghi, il Sindaco, tutta l'amministrazione, un grazie e complimenti agli organizzatori. Tutto pronto ora per la prova della G4, 10 gli atleti schierati sulla linea di partenza, prima del via foto di rito con il vice sindaco Silvano Lini, con Maria Bruno Novellini, il presidente provinciale Fausto Armanini, l'assessore Pierpaolo Pizzi e il responsabile della sezione della protezione locale di Castellucchio e Rodigo, Alessandro Mari. È l'assessore Pierpaolo Pizzi che dà il via. Questa è la terza prova in programma a Sarginesco per il quarto trofeo comune di Castellucchio. Subito nel vivo di questa prova con gli atleti che non perdono tempo, non hanno intenzione di lasciar correre gli avversari, anche se tutti sono in fila, l'andatura è notevole per questa prova quando suona la campana dell'ultimo giro. Ultimi 900 metri per questi atleti che si presentano sul rettilineo d'arrivo. Abbiamo un corridore solitario ed è Federico Rezzaghi del Mincio Chiese che si va ad aggiudicare la prova. Testa a testa per la piazza d'onore vince Marco Falvo dello Springhedi davanti a Alessandro Turrini. Per quel che riguarda le femmine vince Irene Ferrari del Tato Bike. Parlando di sport, abbiamo anche l'assessore allo sport al tempo libero. Sarginesco si conferma punto di riferimento per lo sport e perché no, anche per un momento di promozione del territorio. Assolutamente sì, siamo veramente orgogliosi di aver ospitato questo quarto trofeo città comune di Castellucchio a Sarginesco, appunto, che è la nostra frazione per eccellenza. Tu Paolo, come sai, il ciclismo è uno degli sport che prevede il più alto numero di spettatori e oggi è stato veramente uno spettacolo per gli occhi, per la partecipazione. La cosa che mi ha colpito di più è vedere questi giovani atleti, dai più piccoli ai più grandi, partecipare e stare insieme, divertirsi prima di tutto, assieme alle proprie famiglie, alle proprie società, ed è stata veramente una bellissima festa di spettacolo per tutti. Quindi complimenti agli organizzatori e a chi crede in questo sport. Penultima prova del quarto trofeo comune di Castellucchio, atleti schierati sono gli atleti della G5, 10 tra i ragazzi e le ragazze, Sara Moreni abbiamo appena visto il primo piano, tutti sono pronti per dare spettacolo a Sarginesco, parte la gara ed è Maria Bruna Novellini che dà il via, ora sono 12 giri che devono percorrere questi atleti, ricordo un circuito di 900 metri pianeggiante, anche il primo cittadino di Castellucchio, Romano Monicelli, è presente alle varie fasi di questo appuntamento, un appuntamento che sta regalando emozioni, un atleta dello Sprint Ghedi è Matteo Mori che fa l'andatura mentre gli altri stanno cercando di stargli al passo, Maria Cutti del Mincio Chiese è alle spalle di Giulia Santella della Tato Bike, ma adesso si torna tutti in gruppo per gestire le fasi conclusive della gara. Tutto è pronto sul rettilineo d'arrivo per gli applausi. Ecco una caduta ed è Maria Acuti che purtroppo stava lottando per il successo. Successo che è andato invece al compagno di squadra Gianfilippo Ghidini davanti all'altro del Mincio Chiese Gabriele Luca e Mori Matteo dello Springhedi. Per le femmine vince Sara Moreni del Mincio Chiese. Quarto trofeo comune di Castellucchio, a lavorare insieme agli organizzatori c'è anche la Proloco. La Proloco crede nel ciclismo, crede nello sport, crede nella promozione del territorio e lo fa con grande entusiasmo. Anselmo De Stefani, presidente della Proloco. Il nostro obiettivo è che le cose, quelle fatte bene, vanno supportate. Un grazie alle associazioni di ciclismo che raccolgono l'entusiasmo dei nostri ragazzi. La presenza dell'amministrazione al completo significa che il progetto comune è presente e quindi la Proloco sarà sempre al suo fianco
per il buon risultato e il buon proseguimento. Ringrazio tutti per questa grande manifestazione e questo grande entusiasmo che ci fa capire che i nostri ragazzi hanno bisogno della nostra presenza. Siamo arrivati così all'ultima prova in programma per questo quarto trofeo Comune di Castellucchio. Gli atleti sono quelli della G6, atleti di 12 anni. Prima del via in parata le autorità, a partire dal primo cittadino che è proprio lui a dare il via a questa ultima gara dell'appuntamento di Sarginesco. Sono gli atleti della G6, 9 atleti che da subito danno spettacolo, un gruppo che ovviamente pedala ad una media notevole, e adesso sono in 3 in fuga. Sergio Ferrari, Filippo Marocchi e Andrea Novelli stanno facendo l'andatura e soprattutto alle loro spalle nessuno riesce a mantenere l'andatura di questo terzetto, un terzetto che trova subito l'accordo e che dà i cambi regolari. Abbiamo Sergio Ferrari in questo momento che prova a liberarsi della marcatura dei due compagni di fuga, Andrea Novelli e Filippo Marocchi, a qualche metro di vantaggio, ma nessuno dei tre vuole mollare. Entrano nel rettilineo d'arrivo con Filippo Marocchi che ha qualche chance in più rispetto a Sergio Ferrari, ma l'atleta della Tatobai recupera e va a vincere. Vince Sergio Ferrari. A coordinare ogni momento di questa giornata di ciclismo giovanile è il Cicloclub 77, una società che ha sempre dimostrato grande attenzione ai giovani e all'organizzazione di appuntamenti che li valorizzano. Adriano, ancora una volta è un successo. Sì, direi che devo ringraziare innanzitutto il buon Dio che si è graziato per questa giornata che non ha veramente messo una goccia d'acqua come avevano previsto le previsioni. Ringrazio ovviamente l'amministrazione, la signora Novellini che ci ha dato la facoltà di organizzare anche quest'anno questa manifestazione, che direi che anche se con pochi atleti è veramente riuscita, è andato tutto bene, quindi posso dire solo che noi ci saremo anche l'anno prossimo al fianco di questi personaggi che hanno voglia e una grande passione di vedere questi ragazzini a gareggiare qua con noi. Grazie. La cerimonia di premiazione chiude un pomeriggio entusiasmante di ciclismo giovanile a Sarginesco. Tutti esultano per questo momento che ha permesso a un centinaio di atleti di dimostrare le proprie potenzialità. Abbiamo le squadre premiate: terzo posto per lo Springhedi di Brescia, piazza d'onore per la Cicloclub 77, vince il trofeo il Mincio Chiese, che ha saputo dominare con i propri atleti in tutte le 6 gare. Felici i portacolori del team giallo-blu per una giornata di grande ciclismo giovanile. Quarta edizione del trofeo Comune di Castellucchio. Il presidente provinciale Fausto Armanini ha aiutato sicuramente gli organizzatori a fare in modo che questo appuntamento getti le radici e trovi il modo per fiorire e diventare una classica. Sì, prima di tutto devo ringraziare l'amministrazione, la Maria Bruna, Anselmo Proloco. Allora, come presidente provinciale, finché ho alle spalle gente come c'è qua, finché c'è l'amministrazione, c'è la Proloco, c'è la Maria, tutta questa gente che mi aiuta, Adriano, le corse nel Mantovano non avremo mai problemi. Finché c'è questa gente il ciclismo andrà avanti. Il nostro obiettivo sono i giovani, perché i giovani sono il futuro. Speriamo che tra questi ragazzi che hanno corso oggi qualcuno lo vedremo tra qualche anno al Giro d'Italia. Questo è l'augurio che faccio a tutti, però ringrazio anche perché io sono sempre stato dalla parte degli ultimi, anche quelli che sono arrivati ultimi, che sono caduti, devo ringraziare anche questi ragazzi qua perché fanno più fatica degli altri. Grazie a tutti e un arrivederci all'anno prossimo.